Benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video thrifting. Vi faccio vedere le altre cose che ho acquistato. Non tutte le ho prese super di recente perché, come ho detto nello scorso video, mi dimentico di farvi vedere alcune cose perché inizio ad utilizzarle. Infatti adesso inizierò con un capo che è nel mio ingresso perché lo appendo appunto all'appendino che è nell'ingresso dei giubbotti che uso, diciamo, più spesso perché lo uso per andare in palestra e ve lo faccio vedere perché mi dimentico sempre. Quindi, sigla, iniziamo! Inizio da questo rosa bubblegum, rosa Barbie, è un piumino in vera piuma d'oca e l'ho lavato in lavatrice. Allora, ci tengo a precisare la mia posizione ancora una volta rispetto a pellicce e anche piumini d'oca. Non compro assolutamente pellicce di animali allevati per produrre appunto la pelliccia nuove. Questo perché non intendo foraggiare l'allevamento di questi animali. Mentre informandomi proprio su siti di ecosostenibilità e sentendo anche la posizione di persone vegane, vegetariane, appunto più esperte, più impegnate di me in questi settori, ho capito che l'acquisto di second hand è tutt'altra cosa, perché ovviamente non foraggia la produzione di nuove, nel caso dei piumini, di nuove piume d'oca, nel caso di animali da pelliccia, appunto, non foraggia assolutamente l'allevamento di animali da pelliccia, ma dà uno scopo e una circolazione a capi che hanno, magari nel caso per esempio di pellicce di un certo tipo, che so, il colletto del cappotto che vi ho fatto vedere prima, che è un cappotto secondo me anni 60, sono ovviamente capi che sono ormai già stati prodotti decine e decine di anni fa e quindi è molto più ecosostenibile acquistare questo tipo di prodotti che non magari acquistare pellicce sintetiche o appunto ecopelle o finta pelle, la cui produzione invece è altamente più inquinante. Ovviamente non acquisto però capi nuovi, quindi assolutamente non andrei, che so, mai a comprarmi un cappotto con un collo di volpe, perché io l'avevo già spiegato l'altra volta, è un po' ipocrita come posizione, quindi so assolutamente di non avere una posizione lineare come quella di un vegano o di un vegetariano, che ovviamente non si ciba gli animali. Io sono onnivora, quindi magari, che so, mangio il pollo, mangio il maiale, eccetera, però ho deciso di avere, diciamo, una posizione di mezzo, quindi sì, è vero, mangio questi animali, però non voglio comprare capi che abbiano della pelliccia, che quindi il cui animale sia stato ucciso al puro scopo di abbellirci per semplicemente togliergli la pelliccia di dosso. Invece, magari certi altri pellami, da quello che so, almeno smentitemi, perché se non sono esperta, e se così non fosse, mi fa piacere saperlo, altri pellami, appunto, come, che so, la pelle di vitello, che so, delle borse, è comunque un animale che viene comunque ucciso allo scopo insomma, di alimentazione, ecco. Ho una posizione intermedia, so che c'è gente migliore di me, ne sono assolutamente conscia, e quindi tanto di cappello a chi ha abbracciato in toto la scelta vegana o vegetariana, e quindi né compra pellicce né però mangia animali. Mi sembra una posizione molto più lineare della mia, molto più stimabile. Io sono imperfetta e quindi nel mio piccolo ho fatto questo tipo di scelta. Stessa cosa, tornando al discorso del piumino per le piume d'oca, perché non voglio comprare capi nuovi in vera piuma d'oca. Ho comprato questo piumino di Baltica. Baltica è un brand appunto da neve, proprio perché volevo un qualcosa di estremamente caldo per quando vado in palestra. L'ho lavato in lavatrice, era indicato che si poteva lavare in lavatrice, l'ho messo in lavatrice a 30 gradi, è venuto pulitissimo. Quando l'ho levato dalla lavatrice mi è preso un coccolone, perché voi dovete sapere, quando levate i piumini dalla lavatrice, dentro si formano delle palle uniche quindi il piumino sembra svuotato, sembra un kiwi, leggerissimo, con però tutte delle palle di piume umide, durissime, quindi va molto sprimacciato, steso su un piano, sprimacciato continuamente, scosso continuamente, in modo che le piume si separino le une dalle altre e si asciughino. Fatto questo è venuto stupendo.
E niente, quindi lo uso tutti i giorni per andare in palestra, per cui mi dimenticavo sempre di farvelo vedere. Pensate che l'ho preso addirittura con il cappotto Piacenza, lo stesso giorno, dallo stesso venditore. È semplicissimo, appunto, così rosa con semplicemente qualche profilo nero, vedete sul collo, qui alla BLK di Baltica, dettagli appunto tecnici, è super caldo, l'ho pagato soltanto 5 euro, è stato veramente un acquisto super azzeccato perché lo uso tantissimo. Continuando sempre nell'ottica dei capispalla, vi faccio vedere un gilet in ecopelliccia che ho intenzione di mettere con sotto il giubbino di pelle. Peraltro il giubbino di pelle con cui avevo intenzione di metterlo l'ho gettato via nei giorni scorsi, perché tirandolo fuori dall'armadio mi sono resa conto che qua sul collo, essendo appunto in finta pelle, si era completamente spellato. Era bellissimo per quanto riguardava tutto il resto del giubbino, l'avevo preso da Alcott, ma si era completamente spellato lungo il collo, quindi l'ho gettato via. Ma mi sono ricordata di avere una bellissima giacca in pelle che avevo preso nel negozio dove lavoravo in vera pelle, e quindi lo utilizzerò con questo. E questo appunto gilet di pelliccia, come vedete, è stupendo in questo appunto grigio, è in eco pelliccia, profilato anche qua come vedete in finta pelle, e l'ho pagato soltanto credo 4 euro se non mi sto ricordando male. Questo ha praticamente gli agganci, per cui si chiude infilando, insomma, tipo maschio femmina, non so se avete presente quelle sorte di gancetti. Ve lo faccio vedere messo così, però ovviamente non lo metterei con questo maglione, o comunque non lo metterei sopra un maglione, ma lo metto con sotto un capo appunto di pelle. Ha anche le tasche qua, è fatto tipo a losanghe, vedete, di pelo. Aspettate che metto qua indietro, ecco, la sedia, così magari riesco a farvelo vedere meglio. Lo trovo stupendo, bellissimo, è veramente molto caldo, molto gonfio, e l'ho pagato appunto soltanto 4 euro. Non avevo il gilet così in grigio, e quindi via, subito mio. Non ho saputo resistere a questo cappotto, 10 euro, me lo sono portato a casa, meraviglioso. Collo in, presumo, pelliccia vera, ormai voi mi avete insegnato, perché all'inizio non lo sapevo, pelliccia appunto di Astra, che ha un cappottino che come minimo è degli anni 60, perché vedete proprio il mood è quello, in lana però diverso. L'altro che avevo preso era, a parte che aveva il colletto così tondo, è sempre in Astrakhan, però era in lana, pura lana vergine, panno di lana, mentre questo è un cappottino in lana boucle. Non so se si vede, guardate quanto è bello il collo, e per il resto scende appunto così, abbastanza largo. I bottoni sono un capolavoro, guardate quanto sono belli, è bellissimo. Mi sta leggermente largo, perché io sono proprio veramente piccola piccola, però devo dirvi che comunque non mi dispiace come mi sta addosso. È una taglia 40, però è una taglia 40 secondo me un po' abbondante, forse in altri tempi la taglia 40 aveva una vestibilità un po' più larga, però comunque mi sta leggermente grande, però non ce l'ho fatta a non prenderlo. Poi me lo sono vista addosso con vari look e devo dire che sta bene. Magari ve lo faccio vedere. No, ha dentro, vedete, il brand, che è questo. Secondo me questo cappotto è un fondo di magazzino, perché dalla fodera non sembrerebbe essere mai stato usato, perché la fodera sembra proprio, sapete, nuova, e anche l'etichetta non ha nessun tipo di segno di usura. O anche, per dirvi una cavolata, la stringhettina qua a cui si appende il cappotto quando si esce, no? Ecco, è tutto super nuovo, super perfetto. Ve lo faccio vedere addosso. Ok, in pratica si allaccia qua, vedete, ha un bottone, quindi dovete allacciarlo così. Ok, e poi allacciarlo qua così, agganciare questo qua, e poi i vari bottoni. Allora, se voi me lo guardate di spalle è perfetto, è largo qua, però ecco, diciamo che era proprio il mood. Anche la manica, vedete che è perfetta, cioè la manica è proprio mia. La spalla è perfetta,
cioè non mi sta assolutamente largo di manica, è largo giù, però era un po' il mood di questi cappotti, cioè ora ditemi se non è una meraviglia. Mi sta passando proprio tutta la voglia di comprare cappotti che non siano di questa egregia fattura. Ve lo faccio vedere con una borsa. Vi ricordate la borsa che avevo preso a Cagliari, che avevo pagato 3 euro, quella così che vi avevo fatto vedere in un altro video, con la catenella? Cioè, guardate la meraviglia di questo look. Cioè, mi sento veramente una signora d'altri tempi. È meraviglioso, meraviglioso questo cappotto, cioè stupendo. Sono strafelice di averlo preso. Bello, bello, bello. Che dite? Allora, altro acquisto è stata questa pelliccia super, super vintage di questo brand che si chiama Diana Bentalis o Bentals, forse Diana Bentals, non so. Comunque appena l'ho visto ho detto mamma mia, questo è un visone. Allora, ok che diciamo la mia posizione in merito alle pellicce è quella che vi ho detto all'inizio del video, però sinceramente certi animali proprio non me la sento di portarli addosso, per una questione mia che mi dà un po' così fastidio, no? Per cui, sì, poi sono tutte sciocchezze, ragazze, perché cioè non è che il pollo ha meno dignità di un visone, o comunque il collo di agnello, sì, e il visone no. Sono cose nostre personali, perché magari io l'agnello lo mangio e quindi nella mia testa stupida mi dà meno impressione che il visone, però, diciamo, seguendo quello che è il mio istinto, perché non posso mettermi addosso una cosa che mi dà fastidio, io un visone addosso non me lo sentirei di mettermelo, anche perché mi ha fatto riflettere una di voi che ha detto il messaggio che comunque per esempio io voglio lanciare anche non comprandole nemmeno vintage, che per esempio non mi voglio coprire con la pelliccia di un animale per non diffondere questo tipo di messaggio che ci possiamo abbigliare con le pellicce. Lo trovo molto rispettabile questa posizione, sono un po' in evoluzione, ci sto molto riflettendo su questo tipo di argomento. Comunque quando l'ho visto mi sembrava visone, quindi l'ho scartato, poi l'ho guardata bene dentro e ho visto che c'era scritto appunto 100% acrilico e copelliccia, quindi c'era scritto appunto dentro che non si trattava di vero pelo, e quindi quando ho letto così ho detto va bene, la provo assolutamente, è fatta veramente bene, per quello sembrava vera, perché è veramente super di qualità a livello di pelo. Io peraltro non avevo una pelliccia di questo tipo, di questo colore, di questo, insomma, con questo effetto. Quindi ho chiesto quanto costasse, perché c'era scritto che costava 35, però ho visto che c'erano tipo, era sbarrato in rosso, questa l'ho avvistata nella catena Il Mercatino, nella sede di Via Ripamonti, della traversa di Via Ripamonti, il giorno che ho preso la borsa di Sciarra Pagano che vi ho fatto vedere nell'altro video. E quando sono andata in cassa la ragazza mi ha detto sì, guarda, costava 35 euro, però l'abbiamo ribassata e l'abbiamo messa a 14 euro, quindi se la vuoi costa 14, per 14 euro mi sono detta ma sì, la prendiamo, perché era veramente, ripeto, fatta benissimo. L'ho lavata come mio solito, quindi l'ho messa in lavatrice. Scusate che sto cercando di girare la manica per farvela vedere. Ok, ce l'ho fatta, è praticamente così, color cioccolato scuro, molto molto scuro, sembra appunto a vedersi un visone, però appunto come vi dicevo non lo è, sintetica. Mi piace tantissimo ed è appunto insieme a quella che vi ho fatto vedere l'altra volta probabilmente il capo più caldo, uno dei capi più caldi che ho, insieme al montone, quelli proprio da giornate veramente fredde. Mi arriva poco più su del ginocchio, non so se la vedete, ed è veramente super bella, fatta super bene con i bottoni qua, dal sapore extra vintage, ma la immagino appunto che so anche con messa la sera con la borsa che vi ho fatto vedere l'altra volta, così appunto la trovo super elegante, sempre magari se smitizzata con delle scarpe
come dico io, un po' anche da ginnastica, ecco, perché sapete che se no non è il mio stile, quindi magari un jeans e una scarpa da ginnastica con la pelliccia così e la pochette, mi piace tantissimo, la trovo veramente bella. Cosa ne dite? Ok, coi capispalla dovrei aver finito, ne ho due primaverili, ma mi sa che non ve li faccio vedere stavolta e facciamo un ulteriore video, perché sono tipo due spolverini molto primaverili. Vi faccio vedere invece un po' di felpe. Allora, a un euro ho preso questa felpa crop rosa confetto, rosa baby di Gap, semplicissima, tagliata al vivo, vedete, quindi rimane un po' corta, non cortissima, però proprio all'altezza dell'ombelico. Di Gap, l'ho pagata 1 euro. Poi sempre per 1 euro ho preso questa della Mistral, questa la sto già utilizzando, la seconda volta che la lavo, la uso tantissimo per andarmi ad allenare, una classicissima felpa grigia con i cordoncini appunto in rosa, la scritta Mistral appunto rosa, rosa fucsia, e le taschine così con le zip, questa proprio classicissima da palestra. Poi questa la adoro, stavo pensando di regalarla a mio fratello perché è un pochino grande per me, è una S da uomo, però mio fratello ha la M da uomo, quindi a lui magari starebbe secondo me piccola. Ad ogni modo me la sono misurata per uno stile un po' più oversize, con dei leggings blu e la scarpa da ginnastica bianche, quindi quelle di Adidas che ho tutte bianche, che adoro e mi piace da morire, quindi credo che la terrò. È appunto una felpa vintage di Everlast, guardate quanto è bella, con la scritta New York City. New York City, ho detto così, se mi credo molto una che parla inglese bene, faccio cagare nell'inglese. E niente, rossa, e io amo il rosso, credo che sia un colore che mi stia molto bene, e quindi sì, la tengo. 2 euro. Poi, sempre a 1 euro, ho preso questa bellissima, bellissimo pile di Geographical Norway, che è una marca di abbigliamento trekking, abbigliamento appunto da neve, è veramente molto figa, ed è infatti un pile molto molto bello, cioè se aveste la possibilità di toccarlo vi rendereste conto di quanto è spesso, quanto è proprio termico, e quindi questo è perfetto sia per quando magari si va a fare un trekking, anche vedete la chiusura antivento, questi qua sono proprio i particolari che hanno questo tipo di, vedete che qua per non dar fastidio alla zip, per non dar fastidio al collo, ha questa cosa qua, e anche per non far entrare il freddo, è così proprio rosa confetto con le due zippettine qua ai lati, è proprio quell'abbigliamento tecnico che posso usare in casa, però non penso che la utilizzerò in casa, o comunque posso utilizzare per i trekking o per quando voglio avere super caldo e vestirmi sportiva. 1 euro. Poi, sempre nell'ottica di stare super calda e avere dell'abbigliamento tecnico da rinnovare, ho preso questa maglietta di questo brand, che è sempre un brand appunto tecnico di abbigliamento per escursioni, montagne, eccetera, Nirvana, ed è appunto anche questo un super cicciosissimo pile, molto molto, cioè io ho quelli che prendo da Decathlon, ne avevo 2 o 3, che li ho anche abbastanza eliminati, quelli della Quechua, ma questi sono 6 volte più cicciosi, per farvi capire. Ecco, questo e questo si equivalgono ed erano nella stessa bancarella, e quindi l'ho preso così, anche color cioccolato. Ho anche questo, vedete, con le due zip qua, una zip laterale, insomma, niente di particolare, però ragazze, questo è proprio abbigliamento di quelli veramente veramente power per andare in montagna. 1 euro. Poi ho preso una felpa di Hollister ha una felperia di un morbido che per esempio è molto più figa secondo me di Gap, è quasi vellutata, quasi manopesca la loro felpa, proprio a toccarla è quasi un piacere. Anche le t-shirt sono tra le migliori, quelle di Hollister. Avevo regalato a Roby anni fa una maglietta, una t-shirt di Hollister, ragazzi. Sapete le cuciture che nelle maglie divengono tutte storte, nelle t-shirt? Beh, quella maglietta è ancora perfetta, sembra ancora uscita dal negozio quando la piegate, ha proprio le cuciture perfette che non si sono per nulla stortate, e il tessuto è pazzesco.
Questa qua l'ho pagata 1 euro Hollister California, il classico blu, la uso sia per vestirmi sportiva, per uscire, jeans, scarpe da ginnastica, via, felpa, sia per andare in palestra, l'ho pagata 1 euro. Termino appunto ancora con abbigliamento sempre sportivo. Queste sono della Quechua, quindi quelle che si trovano da Decathlon. Le ho prese più che altro per stare in casa, quindi nulla di che. Ne ho preso una viola con il collo alto, così, o per stare in casa o anche magari da mettere sotto, quindi da stratificare. Questa che è un pile molto leggerino e questo è un pile super grosso, è un po' più giubbottino, quindi magari questa da mettere sotto è la classica, con però il collo bello alto, 1 euro. E poi questa, insomma, la classica di Quechua, appunto, con il collettino medio, color beigeolino, insomma, niente di che. Abbigliamento proprio da trekking, avevo bisogno di rinnovarlo. Poi, ultimi due acquisti, un pantalone di Camaïeu che ho trovato in un banchetto a 1 euro, nuovo, secondo me non è mai stato usato, proprio ribadisco, per le etichette dentro che, se fosse stato usato, sarebbero state tagliate perché danno fastidio, il tessuto che secondo me non è mai stato nemmeno lavato. Ed è un pantalone morbido, un po' baggy, quindi un po' appunto dal cavallo che non segna la figura, ma morbido appunto. Finisce così, semplicemente, abbastanza dritto da mettere con le scarpe da ginnastica, color questo verde bosco, verde marcio, mi piace veramente tantissimo, e ha la carrettiera al fondo. Questa si chiama carrettiera quando è risvoltato così, non so se lo sapete, questo doppio risvoltatura al fondo si chiama orlo carrettiera. Così, molto molto semplice, è molto bello addosso, ve lo dovrei far vedere. Con la scarpa da ginnastica e una felpa dà uno stile bellissimo, questo è veramente figo addosso. E poi mi ha colpito tantissimo questa giacca, che secondo me ha un twist tutto suo, grazie anche ai bottoni e alla lacciatura particolare. È una giacca grigia sartoriale, perché non ha brand, e sono andata a vedermi dentro le cuciture della fodera e sono tutte fatte a mano, quindi le cuciture qua del bordo della manica, interne dico, della fodera, sono fatte appunto a mano. Ed è una giacca fatta in questo modo, con la chiusura qua al lato. Adesso la indosso e ve la faccio vedere. L'ho pagata 1 euro, guardate i bottoni come sono particolari e danno proprio un twist alla giacca tutto suo. Ovviamente non la metterò con questo maglione, anche perché ha la manica tipo a pipistrello questo maglione, quindi già sto facendo fatica a indossarla, però proprio per farvela vedere. Non l'ho nemmeno misurata, ma conosco il mio pollo, quindi sapevo assolutamente che sarebbe stata la mia misura. Appena l'ho vista ho detto è bellissima, il tessuto è fantastico, cioè si sente che è un fresco di lana. Va ad essere agganciata in questo modo, ha il bottoncino qua, anche quest'asola, vedete, si vede che è fatta sartorialmente, quindi che è fatta a mano. Io poi avevo una nonna sarta e quindi me ne intendo di queste rifiniture, e appunto si allaccia in questo modo. La trovo super particolare, mi piace tantissimo la sua originalità. Senz'altro non vedrò nessuno in giro con questa giacca, peraltro ha, vedete qua, due taschine, e mi piace da impazzire, la trovo fighissima con il giusto look, mi piace da impazzire. Vi faccio un esempio di abbinamento: ho questi pantaloni in ecopelle rossi che secondo me le danno un sacco di grinta e si abbinano perfettamente al colore dei bottoni, quindi me la immagino per esempio con i pantaloni in ecopelle sotto. Guardate che figata, cioè bellissimi. Devo capire che stivaletto, magari che tipo di stivaletto metterci, però per esempio l'abbinamento con questi pantaloni in ecopelle secondo me è bellissima. Peraltro è bellissima anche aperta, ragazze, cioè immagino una t-shirt bianca semplice accostata, non una t-shirt morbida ma abbastanza accostata al corpo. Come ogni stagione andrò nei prossimi giorni a fare un'incursione da Tezenis all'outlet per comprarne di nuove. Compro tutti gli anni almeno 3-4 t-shirt bianche basic, perché diventano subito brutte e mi piacciono stra nuove.
Niente, mi immagino appunto la t-shirt bianca sotto e questa giacca con la t-shirt bianca sotto, cioè bellissima. Ecco, qualcosa del genere. Mi piace da impazzire. Stupendo, stupendo. Una borsa azzeccata. La scarpa devo ancora capire che scarpa metterci. Potrebbe essere anche una semplice sneaker bianca, Però mi piace da morire, mi piace da morire. Ditemi cosa ne pensate. E questo era tutto per questa haul. Ditemi qual è il capo che preferite. Ditemi se avete scovato voi degli acchiappi fantastici. Vi lascio gli altri video che sono usciti della serie qua e ve li lascerò in scheda. Quindi se cliccherete sulla i appunto, non mi ricordo mai se qui o qui, ma adesso tanto vi apparirà la scritta, troverete la playlist appunto dei video thrifting. Quindi se vi va potete andare a vedere anche quelli precedenti. Se questo video vi è piaciuto, potete iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, attivare la campanella, lasciare like al video, ovviamente commentate perché questo mi aiuta, mi fa scoprire anche magari nuovi posti dove andare a cercare dei super mega affari e li fa scoprire alle altre ragazze della community. Quindi magari se non siete di Milano scrivete la vostra città e dove consigliate alle ragazze di andare a cercare, a thriftare, così si dice appunto, fare ricerca di capi vintage, di capi second hand, e quindi possiamo essere utili le une alle altre. Come al solito io invece vi lascio in info box il link con tutti i mercati settimanali che si tengono appunto a Milano e anche magari quelli domenicali che conosco, che sono insomma che si tengono a Milano. Tenete conto che però certe fiere specificatamente vintage hanno dei prezzi veramente non abbordabili, quindi scordatevi di trovare che solo le borse a 1 euro, 2 euro, 3 euro, magari ve le vendono a 50, 60 e capispalla, idem, a prezzi così, perché magari hanno già selezionato. Queste invece sono cose che io scovo frugando i mucchi dove magari c'è tanta roba fuffa e poi caccio fuori il pezzaccio. Bene, noi ci vediamo domani con un nuovo video, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao!